Mi chiamo Giulio Vistori, sono professore di chimica farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche all'Università di Milano e mi occupo da sempre di modellistica molecolare applicata al drug design e al drug discovery. La nostra collaborazione con il gruppo del dottor Beccali è nata circa 20 anni fa, quindi è particolarmente di lunga durata. All'inizio siamo occupati di progetti più specifici, poi col tempo siamo stati coinvolti in questo molto importante per noi progetto Excalate, che è un progetto più metodologico che applicativo, sullo sviluppo di nuove tecniche, essenzialmente, almeno in partenza, di docking molecolare per ottenere dei metodi docking che fossero al contempo rapidi per screenare ampie librerie di molecole, ma efficaci nel potere predittivo per riconoscere le molecole più interessanti, e in questo filone di ricerca, con le nostre competenze sia, diciamo così, applicative che metodologiche, noi ci siamo inserite proprio per sviluppare e aiutare lo sviluppo di nuovi approcci più predittivi nel docking molecolare da implementare poi nella piattaforma Excalate. In questi ultimi, diciamo così, mesi, da un approccio più generale sul docking molecolare, ci stiamo focalizzando nella predizione della tossicità e in particolare del metabolismo. E appunto, in particolare, il mio gruppo di ricerca, nella sua collaborazione con la piattaforma Excalate, è proprio implicata nello sviluppo di metodi innovativi per la predizione, in particolare non solo e non tanto della tossicità, per essere sinceri, ma del metabolismo dei farmaci, che è un campo su cui noi peraltro lavoravamo già da qualche anno e che, con l'intervento della piattaforma Excalate, dei suoi dati e delle sue risorse computazionali, può trovare una giusta dimensione, perché noi in questo modo possiamo combinare la classica predizione ligand-based con le potenze di calcolo di Excalate e i programmi di docking per rendere le predizioni del metabolismo dei farmaci ancora più efficaci. Ovviamente poi il metabolismo verrà associato con la predizione della tossicità per ottenere un quadro metabolico-tossicologico delle nuove molecole progettate sempre all'interno della piattaforma Excalate. Io credo che, considerando il normale sviluppo in termini di potenza di calcolo che stiamo vivendo in questi ultimi anni, che sicuramente vivremo anche nel prossimo futuro, credo che il What Next possa essere la combinazione del docking molecolare, su cui peraltro Excalate sta facendo e ha fatto già tantissimo, con simulazioni di dinamica molecolare che sono sicuramente più esigenti da un punto di vista computazionale, ma diventeranno sempre più accessibili proprio grazie a questo aumento del potere di della potenza di calcolo, e anche, se possibile, con brevi e, diciamo così, semplici calcoli quantomeccanici. Questo perché l'importanza della piattaforma Excalate, e suppongo di tutta la ricerca in drug discovery, almeno lato modellistico, è quello di essere in grado di predire in modo sempre più accurato le energie di interazione tra un farmaco e il suo target, e questo richiede il più possibile calcoli e metodi combinati che culminino in un risultato il più possibile efficace e predittivo. E questo credo che sia il futuro di Excalate, e che Excalate possa consentirlo con le risorse di calcolo e anche le risorse di competenze che sta mettendo in gioco.